Lunato del Garda è uno dei comuni che il prossimo fine marzo andrà alle elezioni amministrative e ovviamente si presentano le liste. Il centrodestra, Polo della Libertà, presenta la sua lista con Mario Bocchio, sindaco, candidato sindaco. Ovviamente Mario Bocchio è già sindaco di Lonato, quindi sindaco uscente. Ecco, oggi, questa sera, qui a Lonato, qui a Rustichello, presentate la vostra compagine, come si suol dire, i vostri candidati a queste prossime elezioni. Sì, ci ricandidiamo. La coalizione politica che aveva sostenuto il primo mandato di fatto si è ricompattata dietro la mia candidatura. Ci sono ovviamente alcune rinunce, alcuni cambi, ma direi che la continuità è garantita e tutta la giunta di fatto si ripropone, ad eccezione di Vanaria, che sappiamo benissimo andrà a fare la corsa per le regionali. Io credo che questa sia la migliore dimostrazione di un'amministrazione che ha lavorato con collegialità, con trasparenza, con amicizia tra i vari componenti, e lo deduciamo dal fatto che appunto la grande maggioranza dei consiglieri si ricompongono e le alleanze politiche altrettanto. Abbiamo fatto 5 anni, credo, positivi, e i lavori che stanno per essere portati a termine lo stanno a testimoniare. Lonato ha avuto, credo, un impulso positivo da questa amministrazione, per cui l'amministrazione che oggi è ormai passato si ricandida per essere tanto il presente quanto il futuro della nostra cittadina. Ripercorrere un po' questi 5 anni diventa forse un po' troppo lungo per i tempi che abbiamo, i tempi tecnici, però alcuni dei momenti principali di questo quinquennio, delle attività e soprattutto anche di cosa avreste voluto fare ma che non siete riusciti e che magari vi riproporrete di farlo. Allora, io direi che innanzitutto un'amministrazione che in 5 anni completa 2 strumenti urbanistici, un PRG e poi un PGT, la dice lunga su quello che è il rapporto all'interno della squadra e verso i nostri cittadini. Per quanto riguarda le opere pubbliche, direi che oggi aver recuperato le piazze principali del centro e via Tarello vuol dire aver dato concretamente inizio a quelle che sono le grandi opere del centro storico. Abbiamo un problema vero della viabilità. La viabilità sappiamo che è ancora un nervo scoperto. Credo che aver ormai messo in cantiere quelli che sono i parcheggi intorno al nostro centro possa poi permettere a quel piano della viabilità che sta maturando di dare una viabilità magari che possa permettere di togliere quelle criticità che oggi ancora ci sono e migliorarne, quindi, per tanto per la vivibilità per i cittadini quanto per lo scorrimento del traffico.